Maledizione! Maledizione! Giustizia, giustizia, giustizia. Ehi ragazzi, bentornati ad un nuovo episodio di Nerdstorming. Io sono Edo ed oggi andremo ad analizzare un action figure veramente spettacolare. Sto parlando della versione Special Color Edition Armor Plus prodotta dalla Bandai nel 2019 di Ryo Sanada, il samurai rosso fuoco appartenente al gruppo dei I 5 Samurai, chiamati in originale Yoroiden Samurai Troopa, o più semplicemente Samurai Troopers. Nello scorso episodio avete visto questo stesso soggetto prodotto però dalla Sentinel e recensito dal buon Vale, ma oggi vediamo invece quest'altro modellino da me unboxato qualche tempo fa. Troverete le schede al termine del video ed ovviamente sotto in descrizione, assieme a tutti gli altri nostri canali social a cui vi invito ad iscrivervi. Vediamo come si presenta la confezione. Frontalmente si staglia spostata un poco a destra la raffigurazione del personaggio contenuto con già indosso la sua armatura. Poco più in alto vediamo il logo della serie Samurai Trooper, mentre in basso i loghi Tamashii Nation e Bandai ed anche il nome della linea di figure in questione, Armor Plus. Spostandoci a sinistra invece il simbolo del personaggio, degli ideogrammi dorati con texture in rilievo rispetto alla scatola indicanti presumibilmente il nome del personaggio con la dicitura Special Color Edition. Il bollino olografico di autenticità ed il logo della casa d'animazione Sunrise che detiene i diritti dell'anime da cui la figura è tratta. Sul back della scatola vediamo raffigurato sulla parte destra il personaggio in proto-armatura con l'armatura effettiva al suo fianco, mentre sulla parte di sinistra vediamo il samurai completo in posa dinamica e l'immagine dei due volti intercambiabili che troveremo all'interno. Nel top vediamo ancora una volta il simbolo con il nome del samurai e la dicitura Special Color Edition, mentre nel down note di produzione, avvertenze varie ed altri loghi di autenticità. Lato destro e sinistro sono quasi uguali e presentano ancora una volta il nome del personaggio con il suo simbolo e la specifica sulla colorazione speciale. Lo sfondo propone diverse raffigurazioni del personaggio. All'interno ci sono due blister contenenti il personaggio, i pezzi dell'armatura, il totem in posizione seduta con il quale esporre l'armatura e le spade nelle diverse configurazioni, quattro mani aggiuntive, un volto intercambiabile, capelli aggiuntivi da usare con l'elmo, un collo supplementare leggermente più alto e l'immancabile manuale di istruzioni. La figure senza armatura si presenta alta e slanciata con il busto e soprattutto la vita un po' più esile del dovuto, espediente sfruttato per far risultare più proporzionato il modello in armatura. Nonostante sia riconoscibilissimo il personaggio dell'anime, ci rendiamo conto che la fedeltà alla controparte animata non è così elevata, soprattutto per quanto riguarda il volto. A dirla tutta, mi dà l'idea di una versione più adulta del personaggio rispetto a quanto visto nella serie originale. Assomiglia molto di più a quanto visto invece nei più recenti OAV dei 5 Samurai. Tornando al nostro modellino, vediamo che le articolazioni a vista permettono una buonissima mobilità. La figure è realizzata totalmente in plastica, fatta eccezione per i piedi in metallo. L'esilità complessiva degli arti è anche in questo caso funzionale alla resa finale in armatura. Senza di essa il nostro Ryo misura 16 cm. L'armatura è quasi totalmente in metallo, salvo fatto per alcuni elementi in plastica. Di conseguenza, il modello potrebbe risentire del peso non indifferente se messo in determinate pose dinamiche. La colorazione è di un bel rosso brillante metallizzato, con dettagli cromati sugli spuntoni, le corna, sulle guardie delle katane e sui simboli delle spalline. L'elmo, per indossarlo, si smonta in due parti e possiamo scegliere se far indossare la versione con o senza maschera di protezione. Di quattro parti si compone la cintura, mentre il busto è costituito invece da ben cinque parti. Schienieri e ginocchiere sono due pezzi separati. Le spalline hanno uno snodo interno per facilitare il movimento delle braccia. Prima della vestizione, alcune parti della protoarmatura devono essere rimosse dal soggetto per essere poi sostituite dall'armatura vera e propria. Le spade le troviamo in più configurazioni, riposte nei foderi con la possibilità di separare da questi le sole impugnature, sguainate non separabili, ma unibili tramite una minuscola giunzione per ottenere l'arma finale del personaggio.
Quest'ultima configurazione ci viene anche fornita già preassemblata ed inseparabile. Non è invece presente una versione delle katane completamente estraibili dal fodero, che si possono invece trovare nell'Armor Plus dell'armatura bianca. I foderi poi vanno collocati nell'apposito alloggiamento applicabile sul retro dell'armatura tramite ball joint. Chiaramente un samurai deve potersi muovere agilmente per sferrare i suoi colpi micidiali. E quindi passiamo alla posabilità. Rotazione della testa buona, ma limitata dai capelli e dall'elmo. Piega bene in avanti, le braccia alzano bene lateralmente, rotazione della spalla buona, data dalle doppie parti mobili. Rotazione braccio nella zona alta, perno a sfera sui polsi ed anche il gomito piega bene. Il busto può ruotare a destra e a sinistra, piega bene indietro e anche un poco in avanti. Buona divaricazione delle gambe, movimento indietro e in avanti della gamba molto buono. Doppio snodo al ginocchio, rotazione gamba nella parte alta, la caviglia muove bene lateralmente. Buono il movimento indietro e in avanti. Punta del piede, piega bene. Va segnalato che il punto debole di questa serie di action figure prodotta dalla Bandai è costituito dalla giuntura a sfera delle anche, che in molti soggetti si spaccava al minimo segno di manipolazione. Su questo soggetto, tuttavia, non ho al momento riscontrato tale problematica. Forse perché è ancora troppo poco manipolato, o forse perché, accortisi dell'errore, Bandai riuscì a correggere il tiro per questa speciale Color Edition uscita circa 9-10 anni dopo la prima edizione. Il samurai totalmente assemblato misura 17 cm, comprese le corna. Il totem con armatura si presenta bene e rende giustizia alla serie animata. Difficilmente la Bandai produrrà nuovamente questi soggetti, soprattutto nella versione Special Color. La puntata di oggi termina qui. Io vi ringrazio per la visione e vi invito a lasciarci un vostro commento, magari un like se il video è piaciuto, e se volete aiutarci a crescere non dimenticate di condividere l'episodio con i vostri amici. Io vi do appuntamento al prossimo Nerdstorming e alla prossima recensione. Stay nerd, stay young!